Stand Italia 2014, siamo in un nuovo stand per potervi informare e documentare tutte quelle che sono le novità presentate in questa Venditalia 2014, una 4 giorni milanese che mai come questa volta è ricchissima di novità. Ci troviamo in compagnia di Antonino Cuttonaro, che è l'amministratore delegato di Ilkei, gruppo Q-Save, insieme a Fabio Salgarella, che fa il di mestiere il responsabile tecnico per questa azienda che ha realizzato in modo straordinario un connubio tra vending e ristorazione. In che modo? Allora, la scelta di entrare nel campo del vending è stata determinata al periodo del 2006 con le Olimpiadi di Torino. Rimettiamo una cosa importantissima, che il marchio Ilkei è un marchio storico per la gestione del credito elettronico nella distribuzione automatica. Attraverso i sistemi Ilkei negli anni 90 e successivamente negli anni 2000 il sistema ha avuto una sorta di evoluzione, tante chiavi sono state vendute ai gestori italiani, con cui è stato iniziato un discorso legato alla gestione del credito proprio con le chiavette elettroniche. Direi che Ilkei è stata la prima ad adottare la contactless, è stata comunque sempre, da sempre, da 25 anni, un'azienda innovativa. Noi come gruppo Q-Save abbiamo individuato questa azienda e abbiamo pensato di trasferire quella che potevano essere le nostre esperienze nel mondo della ristorazione collettiva, nello specifico dei buoni pasto, nel mondo del vending. Questo ci ha spinto ad acquisire l'azienda e a fare quello che oggi è il nuovo asset aziendale per Ilkei, cioè la possibilità di dare ai gestori del vending dei servizi legati al mondo della ristorazione o di rendere trasversale l'utilizzo della chiavetta. E quindi attraverso il vostro sistema viene realizzata una sorta di interfaccia che consente ai detentori di ticket, qualunque sia la marca o il marchio convenzionato, di poter tramutare il valore di quel ticket in denaro su chiavetta o su card. Mi sono sbagliato? Ci sono andato vicino? No, concettualmente potrebbe essere questo. Diciamo che noi come partner tecnologico ci siamo preoccupati di dare la spendibilità del buono anche nei distributori automatici, ovvero se io ho un buono pasto e ho un negozio convenzionato, un bar, una mensa convenzionata che dispone anche di distributori automatici, l'utilizzatore del buono può rivolgersi o al bar o addirittura al distributore automatico, inserendo il buono in un'apparecchiatura che abbiamo messo a punto, che gli converte il buono in un buono elettronico, diciamo così, da spendere nel distributore automatico. Sono bellissime parole. Concettualmente è molto semplice, ma ora dobbiamo mostrare con i fatti come funziona. Dov'è il colpevole di tutto questo? È mica questo alle sue spalle? Allora, facciamo parlare Salgarella, mi metto al centro, fra i due campioni e davanti al sistema campione d'Italia che, come potete vedere, sono torinesi. Siamo torinesi e quindi... Beh, insomma, Juve non è lì per finta. Sono ben 33. 33, per qualcuno meno, ma... Ma sì, è sport. Alla fine la Juve è una gran bella squadra. È stata una delle prime società che ha creduto al sistema cashless di Ilkei. Perché? Che cosa è successo? Perché all'interno dello stadio c'è un sistema di prepagato che coinvolge tutta la struttura di ristorazione che c'è all'interno dello stadio, i bar, i sistemi ristoranti e adesso andremo anche con i negozi. Quindi hanno una chiavetta che però, insomma, per ovvie ragioni è una card, perché loro vogliono stampare il loro logo, bel logo, in modo ben visibile. Blasonato, assolutamente. E quindi il tifoso entra allo stadio, prende una card, la carica e la usa per consumare. Mostriamo in che modo. Allora, noi qui tra le sue mani vediamo un'interfaccia. È mio figlio. Eccolo qui,
figlio mio e dei miei colleghi, quindi tanta fatica, che è il nostro sistema Bubble, è l'ultimo nato in casa LK ed è il sistema che ha permesso di implementare quello che il mio socio Cutonaro vi ha appena descritto, quindi poter coniugare i sistemi di ristorazione, buoni pasto, presenze, tutto quello che è collegato al mondo della ristorazione, al mondo del vending, che è un trend che stiamo vedendo tutti andare sempre in quella direzione. Diciamo che siete riusciti a entrare in una nicchia dove non era presente nessuno. Certamente, oltretutto il buono pasto ha una rilevanza economica eccezionale. Noi abbiamo visto che nelle installazioni che abbiamo fatto, per 100 euro di denaro caricato ci sono 100 euro di buoni, quindi noi raddoppiamo l'incasso del nostro gestore. Allora, insomma, raddoppiare in questi tempi, in termini di valori sono decisamente più alti, perché parliamo di un rapporto di 1 a 10, perché qui parlando di valori, mentre di qua è moneta, di là sono buoni, e quindi un buono mediamente moltiplicato 5 genera un valore di fatto decisamente più alto. Se poi consideriamo in un mondo in cui continua a calare, come dire, il valore aggiunto, c'è un mercato che è quello dei buoni, che in numeri è questo: ci sono in Italia da 400 a 500 milioni di pezzi, che sono circa superano i 2 miliardi di euro. Quindi la nostra idea è stata: perché non provare a veicolare un po' di questo denaro presso il mondo del vending, che è un mondo che ormai si fonde sempre di più con quello della ristorazione e dell'oreca. Esatto, questo l'altro motivo è: oggi troviamo sempre di più degli ambienti dove il gestore della mensa si è spostato verso il vending e viceversa, il gestore del vending si proietta anche nella vendita, proprio perché all'interno di una struttura non si creano poi quelle fasce di concorrenza fra chi fornisce un prodotto e chi ne fornisce un altro. La tendenza degli enti è quella di fare delle gare sempre più, come dire, a corpo, e quindi si crea questa necessità di avere le due interfacce che parlano con la stessa, due mondi che parlano con la stessa entità giuridica. Che è questa qui. Ma vediamo prima ancora del transponder, che questi sono poi dei transponder, eccolo qui, in questa versione multicolore personalizzabile. Assolutamente personalizzabile. E nella versione card. Nella versione card, anche essa, vabbè, per la card è molto più semplice la personalizzazione, ma possiamo anche in queste chiavette, che insomma vorrei far notare il design, che è in linea con i tempi di oggi, basta. Ma poi il logo della Juventus, ne fanno il sistema campione d'Italia. Guarda che ci attiriamo le ire di metà degli italiani. No, lo sport è sport, io sono un tifoso sfegatato del Napoli, e quindi il Napoli ha battuto la Juventus 2-0 ultimamente. Quindi e allora beh, occorre giocarci anche un po' su, amici. Perché dobbiamo in buona sostanza andare a farvi capire in che modo, eccoci qua, posizioniamoci, ecco qui, mi dai una mano? Assolutamente. In che modo questo sistema va a funzionare? L'unità base, quindi la CPU, che ha delle funzionalità proprie, e quella che ha in mano Tony è l'unità di lettura del transponder. Può leggere la chiavetta classica, quindi questo rettangolino, questo parallelepipedo che può essere personalizzato con loghi, scritte, nel colore, oppure la card alla sua feritoia dell'inserimento, non cade, vedete che insomma uno dei problemi delle card nel vending è che dove la mettiamo sta card, o cade o non sta abbastanza vicino. Qui c'è un apposito sistema di inserimento, c'è una banda magnetica, o no. È un RFID, tutto RFID, tutto RFID. Tutto, beh, per i clienti di LK questo sistema è assolutamente compatibile con tutto lo storico di LK, quindi è capace di leggere tutta la famiglia di chiavi fatta da LK nel corso di questi 25 anni. Notavo, per diciamo i tecnici che hanno sempre la problematica pratica tecnica,
c'è uno spazio, credo sia largo 18-20 mm, dove una volta fatto il foro si inserisce il sistema, si avvita il bullone qui dietro e viene fissato. Infatti siamo passati da quello che era il sistema rettangolare a trancia a quello circolare a fresa, che è insomma notoriamente più semplice, perché insomma fare un buco con la dima. La dima, non ne parliamo. Tanti buchi, seghetti alternativi, schegge di metallo che partono. È sempre un dramma. È sempre un dramma. Operai che si feriscono. No. Invece nel vostro caso un semplicissimo. E quindi ancora una volta un'evoluzione. Andiamo a dare uno sguardo nella location dove voi avete inserito una postazione per poter andare a scoprire come trasformare il denaro cartaceo, da buono, da ticket, a denaro su un transponder, che sia questo qui o che sia la card. Va bene. Allora, andiamo dall'altra parte, seguitemi affinché possiamo riuscire a guardare questa postazione che a questo punto ci spiegherai. Ma questo è il nostro sistema di gestione dei buoni pasto modulare, per cui non solo buoni pasto. In questa fiera abbiamo portato buoni pasto e carte di credito. Per le carte di credito siamo partner di Ingenico, che è uno dei primari player italiani in questo mondo, e quindi è un dispositivo che permette di caricare buoni, lavorare con le carte di credito, avere uno schermo che non è obbligatorio, però oggi dobbiamo interagire con l'utente, ci possiamo fare niente, ma possiamo anche solo mettere un messaggio pubblicitario nello schermo. Qui io quello che devo fare è un'attività abbastanza normale per uno, io metto la mia chiavetta, il sistema mi chiede se devo fare una vendita o una ricarica, io scelgo la ricarica, inserisco il buono e ho caricato il buono. Ecco qui, e quindi è terminata l'operazione? Ho terminato, hai visto la velocità? Assolutamente sì, e dunque. Grazie all'esperienza del gruppo Q-Save, di ventennale nel mondo dei buoni pasto, ci permettiamo di dire che questa è l'unica apparecchiatura che è in grado di accettare tutti i buoni presenti sul mercato a oggi, perché non è è un lettore ottico che va a interpretare i caratteri che sono stampati in modo univoco, per convenzione, quasi come gli assegni da parte delle società emettitrici. Perché la domanda successiva era proprio questa, perché io mi chiedevo: ma in che modo voi andate a eliminare l'antifrode, ovvero la possibilità di frodare l'accettatore? Tutto sommato chiunque potrebbe fare una buona fotocopia a colori e andare a spacciare, nel vero senso della parola, un buono, un ticket da 10 euro falso per uno vero. Guarda, la gamma di controlli è enorme, dopodiché noi collaboriamo con gli emettitori e quindi è poi un po' la scelta del gestore decidere a che livello vuole portare la sua tutela. Diciamo che il buono pasto normalmente è in un'azienda e quindi difficilmente c'è una frode, perché sono i dipendenti dell'azienda. La chiavetta identifica in modo univoco la persona, quindi io so che quel buono è stato caricato su quella chiavetta. Quindi anche a posteriori potrei dire, se trovassi un buono falso, di bloccare quella chiavetta. Ma comunque non basta, noi abbiamo il controllo sulla fotocopia. Cosa vuol dire? Che possiamo interagire con gli emettitori e chiedere se questo buono è valido, o comunque uno stesso buono, perché la frode della fotocopia è: prendo un buono, faccio 100 copie e cerco di mettere dentro tutte. E io ne prendo una al limite, non ne prendiamo due. Questo già mette in sicurezza il nostro sistema. Il collegamento con gli emettitori, quindi il controllo delle blacklist, dei rubati, dei buoni già passati sulla rete dei Q-Point, perché non devono pensare i nostri clienti di essere soli. Questo sistema ce ne sono decine in Italia installati, e quindi
tutti contribuiscono alla rete di accettazione. Perché in pratica si autoevolve, rimane connesso e si confronta con le altre postazioni attraverso un sistema di network. Attraverso internet, è corretto. È proprio quello che capita nel nostro sistema. Certo che se il gestore è sfortunato e la postazione che gli danno è in cantina, dove non arriva neanche un cavo o un segnale, letto piccolino, un segnale, dovrà fare gioco forza e accettare. Ma il 99% delle nostre installazioni è collegato a internet e ogni buono viene verificato online con i nostri sistemi. Allora diciamo che questa è vera evoluzione. Non diciamo il costo perché magari può essere ancora riservato, o volete dare un'indicazione? Sulla base dell'esperienza e del numero di apparecchiature già installate sul territorio, ci stiamo permettendo di fare quella che è un po' portare sul campo la filosofia del gruppo Q-Save e vendere il servizio, quindi un tot a buono, mettendo a disposizione quanto è necessario per l'utilizzo dell'apparecchiatura. Quindi un omnicomprensivo con un costo buono. Mi permetto di dire che vi mettete a fare i gestori dei gestori. No, perché vorrei essere chiaro su questo. Noi ci permettiamo di essere coloro che danno la possibilità al gestore di attingere a un mercato grossissimo che oggi è lasciato in mano ad altre realtà. Che si occupano prevalentemente di ristorazione. L'evoluzione del mercato del vending, perché c'è da dire anche questo, oggi, ieri noi nei distributori trovavamo solo il caffè e la bibita, oggi possiamo trovare un pasto che può essere tranquillamente erogato proprio con l'utilizzo del buono pasto, che ha come scopo quello del servizio sostitutivo di mensa. Quindi io che sono un amministrativo o comunque l'amministratore, ci terrei a precisare che noi non sostituiamo il valore del buono e non lo andiamo a rendere, come dire, fruibile in porzione, ma diamo la possibilità di usare il buono in un distributore automatico. Perfetto, un distributore automatico che può essere poi dotato, oltre che delle feritoie per accettare il buono, la chiave, la card sulla parte laterale, eroga una ricevuta e va a fare comunicazione, che sia digital signage, che sia ADV, ovvero pubblicità, che sia semplice informazione legata alla nutrizione o anche alla compagnia di gestione. Insomma, un sistema veramente completo. Sì, per noi questo già rappresenta quello che era ieri, perché qua noi abbiamo realizzato questa apparecchiatura veramente polifunzionale. E oggi vediamo il buono e la carta di credito. Nella parte retro c'è l'altra soluzione che permette di utilizzare il telefonino con le nuove tecnologie. NFC. Esatto, siamo stati già, abbiamo... E che chi ha avuto, come dire, l'opportunità di vederlo, sul TG1 è stato presentato una soluzione che è stata realizzata nei nostri laboratori, che permette di utilizzare il telefonino proprio per andare sul distributore del vending, piuttosto che al bar per consumare, piuttosto che il controllo accessi o quant'altro. E allora per il momento è tutto, vi rimando al sito della ilkei.com, mentre io nel frattempo proseguo con le interviste per documentare a tutti voi le novità presentate a Venditalia 2014.